Video news di sabato 27 luglio, i titoli. Lotta all'abusivismo commerciale, sequestrati oltre 5.000 articoli insicuri per i consumatori. Dal 31 luglio al 4 agosto il 21esimo Montelago Celtic Festival sarà verde, nomade internazionale. Prima serata della manifestazione Canora, Torre d'Oro, vinta dalla piccola Viola Ruggeri. Bentrovati anche in quest'ultimo sabato di luglio all'appuntamento con il Video News. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 23 circa di ieri sera a Recanati, in Viale Grazie, per un incendio in una casa indipendente all'interno della camera da letto. La squadra di Macerata con due autobotti ha spento le fiamme, portando all'esterno il materiale bruciato e mettendo in sicurezza lo stabile. Due le persone all'interno che sono state evacuate. Sono rimaste leggermente intossicate per aver inalato fumo, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari della tenenza di Porto Recanati hanno posto in essere un piano coordinato di interventi a tutela dei consumatori e dei commercianti onesti. In tale ambito sono stati svolti in tempi diversi numerosi controlli nelle aree adiacenti in lungomare, individuando 9 extracomunitari intenti a svolgere la vendita in forma itinerante senza essere quindi in possesso della prescritta autorizzazione. In più è stato anche accertato che la merce posta in vendita era carente delle minime indicazioni previste dal codice di consumo. Tutti i prodotti, per un totale di oltre 5.000 articoli, sono stati sequestrati, mentre 9 persone originarie del Senegal e del Bangladesh sono state segnalate per l'irrogazione delle sanzioni previste. In 2 casi inoltre le fiamme gialle hanno constatato l'omessa installazione del misuratore fiscale da parte dei commercianti ambulanti. Di fronte ad una platea composta da sindaci ed amministratori locali, esponenti delle associazioni di categoria, imprenditori e cittadini, si è svolta la terza edizione del Forum della Montagna, che ha visto al rifugio Nido delle Aquile di Monte Prata, nel comune di Castel Sant'Angelo sul Nera, importanti relatori dibattere sul tema della fiscalità della montagna. Scopriamo quindi di più nel servizio curato da Barbara Olmai. Di fronte ad una platea composta da sindaci e amministratori locali, esponenti delle associazioni di categoria, imprenditori e cittadini, si è svolta la terza edizione del Forum della Montagna, che ha visto a Monte Prata, nel comune di Castel Sant'Angelo sul Nera, importanti relatori dibattere sul tema della fiscalità della montagna. In collegamento anche l'onorevole Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha ribadito che attualizzare le norme sulla fiscalità della montagna è una sfida che deve diventare una priorità. Ho condiviso soprattutto quanto detto sia dal commissario Castelli e da Acquaroli. Sull'assistenzialismo gratuito a pioggia sono d'accordo con lui, perché fa solo danni alla fine. Per cui riuscito tantissimo, tante persone, interventi tutti di un certo livello, grazie al professor Rivetti che oltretutto ha sintetizzato al massimo, ma si è capito quello che ci ha detto. Per cui sì, speriamo di ripeterlo. Siamo davanti ad una fase, quella della ricostruzione post-sisma 2016, dove oggettivamente le risorse messe in campo per la ricostruzione materiale, per il potenziamento delle infrastrutture, sono moltissime. Il vero problema è individuare un progetto per fermare quel trend di decrescita, di spopolamento di questo territorio, che era già in atto prima del sisma del 2016 e che deve coinvolgere la montagna in un progetto di area vasta con tutta la regione Marche e il centro Italia. La montagna chiede ciò che è necessario avere per poter valorizzare i propri talenti, non piagnisteo, non pietismo, ma il diritto di poter fare bene e presto la propria parte. Questo vuol dire che chiediamo innovazione tecnologica, perché l'isolamento geografico può essere vinto con la fibra, con le connessioni. Noi vogliamo che vi sia anche la possibilità di avere un atteggiamento da parte dello Stato comprensivo del fatto che per vivere in montagna bisogna avere strade. Il presidente Acquaroli lo sta facendo, insomma noi sappiamo che dalla tragedia del terremoto può prefigurarsi però la possibilità di un Appennino contemporaneo, efficace, bello e attrattivo. Siamo in un'area disagiata dove abbiamo le difficoltà, dove abbiamo maggiori costi, quindi una fiscalità agevolata ci renderebbe
competitivi rispetto agli altri, quindi saremmo appetibili per chi vuole venire a investire in questi nostri territori. Si chiede un modello per poter far ripartire questi territori, un modello che possa garantire economia, un modello che possa garantire capacità attrattiva nei confronti di altri territori. Abbiamo iniziato questa collaborazione facendo parte del progetto per la ricostruzione della Madonna della Cona e quindi abbiamo insomma, il piacere di accompagnare il Comune in questo forum della montagna per parlare dei problemi della montagna, della ricostruzione e del turismo in montagna. Sì, la zona logistica semplificata che è uno strumento assolutamente nuovo che è previsto dal decreto coesione di inizio mese. È possibile creare appunto queste zone logistiche semplificate nella regione Marche oppure addirittura una zona logistica semplificata interregionale Marche-Umbria. Questo prevede la possibilità di avere dei territori circoscritti all'interno dei quali avere quelle agevolazioni fiscali ma soprattutto semplificazioni amministrative, un'autorizzazione unica che ne sostituisce le 26 o 27 autorizzazioni di cui ha bisogno un'impresa per costruire o per intraprendere un'attività. Il forum prosegue oggi 27 luglio con l'escursione del CAI di Camerino alle ore 21 al piazzale Piccinini dove si trovano le attività economiche di Castel Sant'Angelo si terrà il racconto teatrale La battaglia del pian perduto, una cantastoria con la regia di Gabriele Leonori. Domenica 4 agosto il programma chiude con un'escursione alla cascata del Pisciatore da Vallinfante. Tutti gli eventi, lo ricordiamo, sono ad ingresso gratuito. Figure evanescenti che si liberano nell'aria con Sant'Emidio, patrono di Ascoli Piceno, al centro della scena. È un tratto del palio disegnato dallo scomparso artista ascolano Gaetano Carboni. Il prezioso drappo andrà al sestiere vincitore della Quintana del 4 agosto che si correrà ad Ascoli in onore del protettore dal terremoto. Ieri hanno preso ufficialmente il via i festeggiamenti religiosi e civili che culmineranno la notte del 5 agosto con i fuochi d'artificio che richiamano ogni anno migliaia di persone ad Ascoli. Treia veste i panni dell'Ottocento per tuffarsi nella 44esima edizione della Disfida del Bracciale. Dopo gli appuntamenti di questi giorni, lunedì 29 luglio, spazio ai giovanissimi in arena. Martedì 30 le finali femminili e mercoledì gli allievi. Giovedì 1 agosto musica con Aglio Olio e Peperoncino in piazza, mentre venerdì 2 agosto sarà il turno di Disco Time e Viaggio nel Tempo. Sabato 3 dalle ore 16 in arena spazio ai seniores con le semifinali e la sera il primo appuntamento di Masca Marche. Mentre in Piazza della Repubblica Superstar Party 60 Special Guest Edoardo Vianello e a seguire DJ Set. Domenica 4 agosto il clou con la rievocazione storica dalle ore 15, le finali juniores e seniores in arena dalle 16 e dopo le premiazioni varietà in Piazza della Repubblica. Ma di sfida è anche taverne che saranno aperte tutti i giorni fino a tarda notte, nella quale saranno serviti i menù d'epoca e botteghe artigiane, visitabili in centro storico insieme agli artigiani dei palloni e dei bracciali in Corso Italia, alla mostra del circolo fotografico Il Mulino e alla doppia personale fotografica e pittura a cura di Lucia Bottegoni e Alessia Corsalini al Salone Ex-Trea. Verde Nomade Internazionale e quest'anno per il 21esimo ancora di più. Fresco della certificazione Eco Events, Montelago Celtic Festival si fa in quattro e allunga di un giorno la festa sull'altopiano di Colfiorito a taverne di Serravalle di Chienti. Da mercoledì 31 luglio fino al 3 agosto per ritrovarsi insieme all'insegna dell'amicizia e delle passioni comuni. Più di 30 live in 5 palchi da mattina a notte inoltrata, band che arrivano da 3 continenti, jam session ed improvvisazioni. Prevendite sold out, ma dal 31 luglio nelle casse all'ingresso verranno venduti 2000 biglietti, cercando di soddisfare chi fino all'ultimo non è riuscito ad organizzare la permanenza al festival. Il riconoscimento del Consiglio regionale consegnato alla squadra sportiva di Fermignano e all'atleta di Pesaro nel corso di una cerimonia a Palazzo delle Marche. Scopriamo di più in merito all'encomio Vichinghi Baskin. Encomio del Consiglio regionale per la squadra Vichinghi Baskin di Fermignano, campione d'Italia 2023, e per l'atleta pesarese Emanuele Gambini, protagonista di numerose vittorie in diverse specialità del pentathlon.
La consegna dei riconoscimenti nel corso di una cerimonia a Palazzo delle Marche, alla quale sono intervenuti il presidente Dino Latini e i consiglieri regionali Nicola Baiocchi, Micaela Vitri, Giacomo Rossi e Giovanni Dall'Asta. La prima che ho vinto era l'Europeo nel 2016 a Viveiro in Spagna. E un ricordo particolare perché venivo da anni di difficoltà a livello fisico e quindi entrando in questo mondo del pentathlon mi sono ritrovato a gareggiare in questo europeo e a vincere la medaglia d'oro. Credo che sia un premio a una carriera sportiva ricca di tanti risultati che però devo a chi mi ha inserito in questo mondo, cioè al presidente Raul Rossi che mi ha portato a fare queste gare a livello internazionale e poi mondiale, e poi forse lo devo anche alla mia caparbietà che ogni volta cerco un risultato migliore, quindi non mi accontento mai. I Vichinghi nascono circa dieci anni fa. Grazie alla presidentessa, alla Stefania. Da allora ha giocato per diversi anni con suo figlio, è stato il motivo che ha dato il via a tutto. Poi è una storia che è continuata. Volevo dire niente, che siamo qui per questioni sportive, però ci tengo a sottolineare che in quanto squadra di Baskin e come tutte le squadre di Baskin è soprattutto una storia umana, ancora prima che sportiva. Negli anni si è evoluta in tanti modi, continua a cambiare come tutte le cose, però rimane sempre una grande famiglia ed è poi insomma la cosa più bella. L'encomio significa tanto perché un traguardo così importante che abbiamo fatto in questi anni è merito anche che a nome della squadra. Perché grazie a Stefania non abbiamo mai creduto di alzare una coppa così grande e sono veramente orgoglioso. Il Ginesio Fest, uno dei festival teatrali più rinomati del panorama teatrale italiano, torna all'illuminare le strade e le piazze del suggestivo centro di San Ginesio per la sua quinta edizione. Diretto per il terzo anno consecutivo da Leonardo Lidi, si svolgerà dal 18 al 25 agosto con spettacoli, residenze, incontri, laboratori e mostre ed il 25 grande serata finale con la premiazione dei vincitori del premio San Ginesio all'arte dell'attore. Il Ginesio Fest si distingue per la sua natura diffusa ed originale che permette agli spettacoli di intrecciarsi con gli spazi suggestivi della città, dalle storiche mura alle piazze accoglienti. Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 luglio, piazza Cesare Battisti a Macerata, dalle 18.30 ospiterà i tre appuntamenti di In Opera. Tra le novità di questa edizione, la figura del performer, un interprete che adatta il linguaggio LIS attraverso quello corporeo alla musica e alle forme artistiche che si andranno ad interpretare durante le tre rappresentazioni in piazza. Lunedì appuntamento dedicato alla Bohème di Puccini con il soprano Marica Lina Bisogno. Martedì le pagine musicali saranno tratte da Norma Di Bellini e interpretate dal soprano Giulia Bruni. Mercoledì ci sarà il concerto dedicato a Turandot di Puccini con i soprani Edi Bigotto e Gloriela Villalobos Torres. Fare impresa oggi richiede coraggio, competenze e una visione lungimirante. Questi sono i valori che vogliamo evidenziare e premiare. Così il presidente CNA Macerata Maurizio Tritarelli presenta l'ottava edizione di Cambiamenti, il contest dedicato alle nuove imprese innovative. Iscrizioni aperte fino al 15 settembre sulla piattaforma premiocambiamenti.it. Anche quest'anno sono in palio 20.000 euro per la prima classificata e numerosi servizi, percorsi di accelerazione, possibilità di networking, workshop formativi e incontri con investitori. Prima serata della manifestazione canora Torre d'Oro a Torre San Patrizio, ieri si è partiti con la categoria piccoli, vinta da Viola Ruggeri, ma scopriamo di più nella sintesi della serata del servizio. La piccola Viola Ruggeri con il brano Ci vuole un titolo ha vinto la prima serata categoria piccoli della 49esima edizione della manifestazione canora Torre d'Oro, andata in scena ieri sera di fronte ad un nutrito pubblico nella piazza centrale del comune di Torre San Patrizio.
È meraviglioso per me vedere i bambini che si mettono in gioco, i genitori che accompagnano i loro figli in questo loro sogno, che è una cosa sempre da fare, e non vedo l'ora di sentirli. Le canzoni sono meravigliose, loro sono splendidi, l'atmosfera è fantastica, e grazie a Torre San Patrizio che continua ancora a portare avanti questo progetto, e grazie per avermi voluto quest'anno a presentare questa serata di piccoli di questa sera. Come si chiama? Emozionatissima più dei bimbi che si esibiranno. Io sono Dora Lia e ho avuto la fortuna di essere l'insegnante di canto di quest'anno e ci siamo divertiti tantissimo, perché se per voi la Torre d'Oro è un concorso, per noi è stato un percorso. Quindi stasera è la festa della musica e lasciamo alla giuria il compito di valutare, osservare e fare classifiche. Noi invece facciamo confusione, applaudiamo, cantiamo tutti insieme e ci divertiamo. Sono qui per il secondo anno. Ho partecipato alla 47esima edizione della Torre d'Oro e mi sono divertito un sacco 2 anni fa, e quest'anno ho deciso di rimettermi in gioco sopra il palco. Ormai è diventata una tradizione collettiva della popolazione, per cui è un appuntamento immancabile dell'estate torrese, e ancora una volta i nostri bambini si sfideranno a suon di canzoni per la vittoria di questo che è un concorso, ripeto, tra i più antichi della regione, 49esima edizione. E l'anno prossimo, con la 50esima, ci attenderanno ancora più sorprese rispetto a quest'anno. Il murales è la realizzazione di un progetto da parte di bambini dai 7 ai 14 anni di Torre San Patrizio. Abbiamo voluto dare importanza al talento dei bambini. Stasera è la serata del talento canoro, ma ci sono altri talenti e Torre San Patrizio ne è pieno di bambini talentuosi. Quello che vedete è un progetto, è un murales realizzato con l'aiuto di artisti William Timi e Javiera Castro. È un murales che rappresenta dedicato a Robert Clemens Galletti, che è nato a Torre San Patrizio nel 1879 e morto nel 1932, ed è stato il precursore di Marconi, nonché pioniere delle telefonie senza fili. E questa sera a Torre San Patrizio si replica con la seconda serata dedicata in questo caso alla categoria Grandi. Nell'ambito della rassegna Vaccai in Jazz, l'associazione Musicando e l'Istituto Musicale Nicola Vaccai di Tolentino organizzano mercoledì 31 luglio alle 21.30 nel cortile dell'Istituto un concerto tributo dedicato a Jimi Hendrix. L'evento vedrà la partecipazione di Stefano Conforti ai sassofoni, Tonino Monachesi alla chitarra elettrica, Giuseppe Barabucci al basso elettrico e contrabbasso e Marco Brandi alla batteria. Rappresenta un'anteprima del disco The Free Stones Our Experience, progetto musicale nato nel 2019 con l'obiettivo di reinterpretare i brani più celebri di Hendrix. La serata sarà arricchita dalla mostra fotografica Marche Jazz Stories, che celebra oltre 50 anni di storia del jazz nella regione. I biglietti saranno disponibili sul posto la sera stessa dell'evento. Il terzo Festival della Commedia dell'Arte Marca Marche debutta sabato 3 agosto a Treia al Teatro Comunale alle ore 21 e terminerà poi domenica 11 agosto. La compagnia che aprirà Masca Marche si chiama Pantachin, è veneziana ed è una delle più rappresentative per quanto riguarda la commedia dell'arte e cura fra l'altro l'organizzazione artistica del Festival e il Carnevale di Venezia. Lo spettacolo che andrà in scena si intitola Marco Polo e la Principessa. L'Assessorato ai Servizi Sociali di Castelraimondo con le Terme di Santa Lucia di Tolentino ripropone anche quest'anno l'iniziativa Termatevi con noi. Dal prossimo 26 agosto fino al 7 settembre il Comune offrirà un servizio di trasporto gratuito andata e ritorno per un ciclo termale di 12 giorni dedicato a nonni e nipoti. Per info ed iscrizioni rivolgersi entro il 14 agosto all'Ufficio Servizi Sociali, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13, oppure chiamare il numero 0737 641723.
E con quest'ultima notizia termina anche questa edizione del sabato del TG. Grazie per l'ascolto, vi auguriamo un buon weekend e vi lasciamo con le previsioni meteo per domani. Previsioni per domenica 28 luglio. Cielo sereno poco nuvoloso con precipitazioni assenti. Temperature in aumento, venti dai quadranti orientali di debole intensità, mare poco mosso.